Ciao amici di Mr. Gadget, oggi sono pronto a presentarvi un prodotto che abbiamo già visto nel video hands-on qualche settimana fa. Purtroppo arriva solo nel mese di ottobre, ma è comunque una proposta interessante. Vi parlo del nuovo Google Pixel 4a. Approfitto del fatto di avere due Pixel 4a in questo momento a disposizione proprio per girare questa recensione con la videocamera del Pixel 4a, che è una sola da 12,2 megapixel. Questo per qualcuno potrebbe risultare addirittura, insomma, blasfemo, visto che molti prodotti con prezzo super competitivo oggi arrivano con 3-4 sensori sulla parte posteriore. Ma Google ancora una volta dà la prova che in realtà non è la quantità di sensori a fare la bontà del telefono, ma la qualità del sensore che viene utilizzato. E le foto che vengono realizzate dal Pixel 4a sono veramente molto belle. Per proseguire la recensione, switchiamo alla fotocamera frontale, così vediamo come si comporta anche quella. Che cosa mi piace di Google Pixel 4a? Beh, in primo luogo la fotocamera, perché pur avendo un solo sensore fa veramente un lavoro pazzesco di elaborazione delle immagini, peraltro utilizzando l'intelligenza artificiale sul dispositivo e quindi senza bisogno del collegamento ad internet. L'elaborazione a volte non è velocissima, perché insomma ci vuole qualche tempo perché l'immagine venga interpretata. Questo purtroppo è il limite dato dal processore, ma l'effetto è spesso eccellente anche con la fotocamera frontale. Quello che non mi piace invece di Google Pixel 4a è la scelta del processore. È vero che il prezzo è contenuto, perché quando arriverà in Italia costerà 389 euro, ma è anche vero che per quello stesso prezzo si possono comprare dei prodotti con il nuovissimo e potentissimo e compatibile con il 5G Snapdragon 765. Diciamo che il processore purtroppo ogni tanto rallenta anche le operazioni, questo è probabilmente il punto più debole di questo smartphone. Quando parliamo di Pixel 4a, uno degli elementi fondamentali è quello dell'assistente virtuale. L'assistente virtuale che in questo caso viene gestito in svariati modi, ad esempio dall'angolo che trovate in basso al telefono. Uno qualunque dei due angoli può andare bene, può essere utilizzato grazie al pulsantino che vedete in questa barra che, come potete notare, è persistente nel telefono anche quando voi vi muovete all'interno dei menu. Quindi l'assistente vocale è uno degli elementi fondamentali su cui Google basa la sua esperienza: utilizzare la voce per comandare la stragrande maggioranza delle funzioni del telefono, e il telefono lo fa davvero bene. Diamo un occhio al menu della fotocamera, che come al solito nel mondo di Pixel è allo stesso tempo semplice ma anche molto complesso. Avete delle scelte contestuali, cioè che cambiano a seconda della modalità di ripresa che avete. Vedete, cambiano da fotocamera a videocamera. Qui manca un'opzione che compare se attaccate un microfono esterno, in cui potete scegliere se utilizzarlo oppure no. Quando utilizzate Full HD potete scegliere se 30 o 60 frame al secondo, quando utilizzate 4K invece è il telefono che decide che cosa utilizzare. E poi con la fotocamera potete scegliere il wide crop 16 noni oppure la proporzione 4 terzi, e poi come utilizzare il flash. Con la modalità ritratto, vedete, avete la possibilità di avere un ritocco del viso e sempre di scegliere il tipo di proporzione per le immagini. Quando arriva invece la foto notturna, vedete, avete la possibilità di scegliere quale tipo di messa a fuoco fare nel momento in cui fate il vostro scatto. Se volete invece ulteriori comandi, se volete entrare nel menu della fotocamera per avere tutto a vostra sotto il vostro controllo, basta entrare in questo menu che è più profondo. Altro dettaglio interessante della interfaccia della fotocamera: quando voi schiacciate, vedete, fate una foto, aspettate che ho sbagliato adesso nel farlo, se fate una foto, quando premete, e dai che l'ho rifatta un'altra volta, quando premete su questa freccetta, vedete, compaiono tre destinazioni social che voi potete scegliere nel momento del primo utilizzo della fotocamera. Quindi la condivisione con alcuni vostri social
social diventa immediata e proprio a portata di click istantanea. Ancora una volta una fotocamera che lavora molto molto bene e che è in grado di elaborare le immagini in modo veramente efficace. Come vi dicevo, l'intelligenza artificiale lavora con il processore a bordo del telefono e non ha bisogno del collegamento internet. Ci sono però molte funzioni che purtroppo noi non possiamo sfruttare. Premendo ad esempio il tasto del volume, c'è un dettaglio che appare immediatamente, cioè quello delle live caption. Basta attivarle per poter avere una traduzione in tempo reale dei testi che compaiono ad esempio quando si guardano dei video. Purtroppo questo per il momento funziona solo in inglese. Live caption molto forte, molto interessante anche nel registratore, che è in grado di tradurre in tempo reale l'audio che viene registrato e di trascriverlo nella forma di testo scritto. Speriamo prima o poi di poter godere di questo genere di servizi anche nel nostro paese, anche con la nostra lingua. Altro dettaglio che arriva dalla nuova interfaccia di Android è quello della pressione del pulsante, prolungata del pulsante di accensione, che fa accedere ad uno spazio in cui c'è la possibilità di controllare i pagamenti con Google Play e, nel caso ci fosse attivato anche Google, la possibilità di gestire i prodotti della smart home in un modo molto più semplice, più immediato e più diretto rispetto a quello che succedeva in passato. La batteria è 3140 mAh, non pensate che siano pochi, perché in realtà l'autonomia di questo prodotto è veramente molto interessante. Questo è un telefono in cui la scheda tecnica conta meno dell'esperienza d'uso. Vi assicuro che, pur avendo qualche perplessità all'inizio legato proprio alla descrizione tecnica del telefono, poi l'uso di tutti i giorni è stato comunque interessante. È stata migliorata la messaggistica grazie ai messaggi RCS, è stato introdotto anche l'uso dell'intelligenza artificiale per la gestione della batteria, con l'uso adattivo che analizza le nostre abitudini e, diciamo, blocca le applicazioni che noi usiamo di meno, riducendone drasticamente i consumi. E poi altro elemento importante è il fatto che sia facilissimo, grazie all'applicazione che permette lo switch da altri telefoni, portare sia da iPhone che da un altro telefono Android tutti i propri dati sul proprio Google Pixel. Insomma, dovremo aspettare un po' per averlo, perché arriverà solo nel mese di ottobre, ma diciamo che questo è un prodotto che a me onestamente sta piacendo, soprattutto per il rapporto qualità-prezzo. Una cosa che sottolineo, che ha una qualità pazzesca, è l'audio. L'audio è alto, definito, corposo, con dei bei bassi, e tutto sommato non è scontato, soprattutto su un prodotto di questa fascia di prezzo. Peccato doverlo aspettare così tanto. Chi vorrà farlo sarà soddisfatto dall'utilizzo, forse anche grazie al jack per le cuffie da 3,5 mm, che è un'altra delle chicche di questo dispositivo. Spero che abbiate la pazienza di aspettarlo, anche comprandolo nel mese di ottobre, pur con un processore che non è proprio il top. Secondo me, portate a casa un dispositivo molto carino.